Buonasera a tutti e ben ritrovati al Cesare's Corner. Io al solito saluto i miei nonni, Bruno e Gabriella, zia Vallita, Risina e Scandiarri. Questo è l'ultimo corner dell'anno, andrà in onda però nel 2024. Io lo sto girando il 31 di dicembre, per dire non ci si ferma mai qui. Ho deciso di girarlo nella galleria di Abano Terme perché è stato l'anno di questa galleria. L'ultimo corner che avete visto è stato quello sulla mostra di Emilio Vedova che abbiamo fatto qui ormai un paio di mesi fa. È stato l'anno di questa galleria perché serie di ricorrenze, 65 anni di questa azienda, 40 anni della galleria di Abano. Abbiamo inaugurato l'anno, diciamo a inizio febbraio, abbiamo iniziato i lavori per fare questa galleria nuova. Io sto ancora montando quel famoso video con tutti i lavori, sarà pronto, spero, nel giro di 2 o 3 settimane, quindi ci sarà anche il video con tutta la storia dei lavori che sono stati fatti dalla Galleria Vecchia fino ad arrivare a questa che vedete alle mie spalle. Ho deciso di farlo qui proprio perché ho creduto in questa circolarità del momento, quindi quest'anno ho iniziato con i lavori e terminato qui, è terminato con ormai 6 mesi di apertura, questa mega mostra su Emilio Vedova. Stiamo già lavorando per fare la prossima mostra, che vi so già dire, non vi dico l'artista, ma sarà lo stesso periodo di quest'anno, di quella di Vedova, quindi tra ottobre e novembre 2024. Secondo me è l'altra faccia della medaglia della mostra di Vedova, quindi state collegati con noi perché sarà un'altra mostra coi fiocchi. È vero anche che in questi ultimi 3 mesi il corner è stato molto molto incostante, nel senso che tra la mostra di Vedova, ora ho terminato oggi il testo per la mostra di Cacciola in Argentina a Salta che inaugurerà a fine febbraio. Sto lavorando per la mostra, per il bis di Vedova, è stato chiesto da un museo pubblico di Firenze importante a 200 metri da Santa Maria del Fiore, per dire, quindi in pieno centro a Firenze, di prestare l'intera mostra che abbiamo fatto di Vedova e spostarla in blocco a Firenze. La mostra inaugurerà il 5 marzo, durerà 2 settimane fino al 21 di marzo, quindi anche lì un altro catalogo da scrivere, un'altra mostra da curare, un altro allestimento, prestiti, assicurazioni, eccetera. Poi c'è stata la mostra di cui vi parlerò oggi, che è quella di Guarneri ed Hemmes alla Fondazione Piaggio a Pontedera, che invece si è inaugurata il 16 di dicembre e durerà fino al 16 di gennaio, quindi ci sono ancora 2 settimane. In mezzo a questa c'è stata anche l'evento a Madonna di Campiglio, Simon del Grillo con Vedova. Poi sto lavorando anche alla mostra di Pierluigi De Lutti, quella invece inaugurerà, se non sbaglio, il 15 di marzo 2024. Quindi come vedete sono tanti tanti progetti in corso, poi le consegne, la galleria, gli articoli per la World Mag, sono tante cose da fare, quindi non ho avuto il tempo di girare molti corner perché spesso i corner parlano proprio di mostre in corso, ma se non ho il tempo di andare a vedere queste mostre, chiaramente il corner di che parla. Poi comunque ci saranno dei corner prossimamente su una riassunto del 2023, quindi vedremo magari un corner solo sulle aggiudicazioni d'asta più importanti, sugli andamenti di mercato, i nomi che hanno segnato questo 2023 e molto molto altro. Detto questo, io vi parlo di questa mostra che ho curato, l'ultima, perché sapete che mi piace far seguire tutte le fasi di sviluppo di una mostra, quindi non raccontarvi solo la presentazione, l'allestimento finito, la biografia degli artisti, ma far vedere cosa ci sta dietro alla curatela, all'organizzazione di una mostra, in questo caso non come quella di Vedova in una galleria privata, ma una mostra istituzionale a tutti gli effetti. I tempi sono molto più lunghi, le procedure sono molto diverse, poi quando ci sarà quella di De Lutti vi racconterò anche di quella perché è un'altra situazione ancora, però sono tante tante cose diverse. La mostra di Guarneri e Hemmes alla Fondazione Piaggio a Pontedera è stata completamente filmata dai nostri cameraman, quindi ci sarà un video, spero, nel giro di un mese che andrà in onda anche su quella mostra, che poi non sarà solo un corner, ma lo vedrete passare per varie settimane anche fuori onda, fuori orario. Di che mostra si tratta, senza ripetere quello che poi sentirete nel video con la presentazione, le interviste agli artisti, eccetera, eccetera. È una mostra la cui idea è nata ormai più di un anno fa, come vedete, no? Un anno di tempo per mettere poi in pratica questa mostra. Due artisti, Hemmes e Guarneri. Guarneri lo conoscete già tutti, è un artista che
vedete presentare nelle nostre dirette, io stesso ho condotto diversi speciali sul suo lavoro. Emmes è un altro artista che seguo da diversi anni, che colleziono personalmente, vedete spesso le sue opere appese dietro di me in camera, ora in questo corner no, ma solitamente le sue opere mi fanno da sfondo nella mia camera da letto. È un artista che amo particolarmente, in cui credo molto, e c'è stata questa possibilità di inserirci all'interno di un'istituzione come la Fondazione Piaggio, che è nota chiaramente per tutt'altro, quindi Vespa, piuttosto che Aprilia, Gilera, quindi tutt'altro mondo, tutt'altro ambito, però da diversi anni tiene una fondazione che ha lo scopo di mandare avanti mostre di artisti che in alcuni casi si agganciano al tema della Vespa, al tema dei motori e altro, quindi artisti che magari hanno ritratto quelle opere, che hanno raccontato di un periodo storico in cui è nata la Vespa, e poi anche mostre come questa che diciamo apparentemente, esteticamente non c'entrano nulla con Vespe, moto e altro, però funzionano bene, perché è un'istituzione ormai da diversi anni che sta spingendo sull'arte contemporanea, sta facendo mostre di altissimo livello. Questa è stata la mia prima mostra alla Piaggio, spero ne seguiranno anche altre. Devo dire, mi sono trovato molto bene, perché è un'istituzione già ben collaudata, quindi hanno un designer interno, un architetto, hanno proprio un team dietro che è in grado di seguire noi curatori. In questo caso i curatori eravamo io e Francesco Mutti, un'altra persona che saluto, che spesso avete visto presentare dei corner anche da lui. Quindi abbiamo scelto di creare questa mostra insieme, due curatori per due artisti. La mostra durerà, vi dicevo, fino al 16 di gennaio, quindi ci sono altre due settimane da oggi che sto girando il corner. Ed è una mostra importante, secondo me, perché è una mostra che conta circa una ventina di opere di Guarnet e una ventina di opere di Emmes, che sono state completamente staccate in due anime della mostra e anche in due stanze diverse, una a fondo bianco, una a fondo nero, una con un certo tipo di luce, una con una luce completamente diversa, per mettere in luce che cosa? Un filo conduttore, che è quello che io ho trovato essere nel titolo del mio intervento, dall'alba al tramonto. Perché? Perché è un percorso di luce, è un percorso che non va a confrontare tanto i soggetti ritratti, piuttosto che il periodo storico, piuttosto che il filone o la tendenza artistica a cui hanno aderito i due artisti, ma è una mostra che ci parla di una luce che cambia, che si trasforma con gli anni. Chiaramente è una mostra che ci sono alcune opere di Guarnieri storiche, quindi è una mostra che attraversa anche periodi storici differenti, ma soprattutto, vi dicevo, è una mostra che punta il focus sulla luce, una luce che cambia. Perché? Perché la mostra inizia con una grandissima sala su Guarnieri, questa stanza tutta bianca, con una luce diffusa, una luce calda, che in un certo senso stempera tutto l'ambiente, quindi non c'è quell'idea di tutto il muro al buio e poi un singolo spot che accende l'opera. Qui è tutto più o meno illuminato allo stesso modo. Perché? Per creare questa luce diffusa, molto leggera, molto tenue, perché è la luce che usa Guarnieri stesso nelle sue opere. È una luce che io ho trovato, quella di Guarnieri, essere una luce mentale, una luce del pensiero, una luce della ragione. Perché io anche nel testo critico di introduzione al catalogo della mostra ho fatto un paragone, se vogliamo anche molto azzardato, però ho trovato essere affine quel principio guida, ho avvicinato la luce di Riccardo Guarnieri alla luce di un altro grande artista del Novecento italiano, che è stato Giorgio Morandi. Chiaramente i due artisti non c'entrano niente. Uno è un artista figurativo, uno è un pittore dell'analitica, anni diversi, periodi storici diversi, tutto diverso. Però cosa c'è di molto molto vicino? Un modo di intendere la luce, ovvero una luce che non ci viene data, è una luce, vi dicevo, no, del pensiero. Perché? Perché non è fatta a livello fisico di profondità date da linee di orizzonte, punti di fuga, disegni prospettici. Cioè, se voi avete in mente Le nature morte di Giorgio Morandi, sono quadri in cui l'impianto scenico viene azzerato,
non ci sono delle situazioni, c'è sempre questo muro monocromo dietro che fa da sfondo e davanti i vari elementi, le bottigliette piuttosto che altri oggetti. Questi oggetti vengono creati, si riescono a creare dei piani di profondità, non appunto con linea di orizzonte, punti di fuga e disegno prospettico, ma esclusivamente con la luce. In base a come questa luce incide sulle superfici, in base a come sbatte e lavora e taglia queste superfici, ecco che la luce è in grado di dirvi qual è l'oggetto che sta davanti, qual è quello che sta dietro. E questa luce determina poi i colori tipici di Giorgio Morandi. Quindi non è una somiglianza data dai soggetti, dall'iconografia, dall'iconologia, ma da un metodo di analisi della luce. Nel caso di Guarneri c'è un po' la stessa cosa. Perché? Perché non c'è un contesto. Guarneri non è un pittore figurativo intanto, quindi già prima diversità. Ma il punto qual è? Che anche lui non usa linee di orizzonti, punti di fuga e altro, però crea profondità. Allora la domanda è: com'è che si creano le profondità? Nel caso di Giorgio Morandi c'è un elemento che ci viene in soccorso, l'ombra. È una luce spirituale, sì, ma è una luce anche fisica, perché proietta delle ombre e quindi queste ombre sagomano dei piani e si può leggere una profondità che degrada verso il centro dell'opera. Nel caso invece di Riccardo Guarneri, non essendoci mai le ombre, qual è l'unico elemento che può determinare una profondità? La luce. Una luce fredda, metallica, che sbatte contro le superfici. Sono sempre dei disegni geometrici, quindi sono dai quadrangoli, che è il soggetto più iconico, più tipico, più ricorrente nella pittura di Riccardo Guarneri, queste forme geometriche, che però grazie alla luce riescono a scardinare qualunque assioma, qualunque dogma, qualunque regola scientifico-matematica della geometria di questi elementi. Quindi un rettangolo che si sa dovrebbe avere quattro angoli retti di 90 gradi, nelle opere di Guarneri riesce ad avere angoli acuti e angoli ottusi. Come fa? Perché questa luce è talmente potente nel suo incidere sulla superficie che riesce a deformare la materia. Quindi vedete una forma piana come un quadrangolo che inizia a flettere, che inizia ad immergersi all'interno della tela e ad emergere nuovamente screziata da un tocco di blu, un tocco di giallo, un tocco di verde, un tocco di rosa. Quindi questi colori lavorano sulla materia deformandola e in questo modo lui va contro le leggi scientifiche che dicono: bene, il quadrato deve avere questa superficie, questa forma, è una figura piana. Le opere di Guarneri hanno profondità, hanno prospettiva senza avere ombre, senza avere linee di orizzonti, senza avere punti di fuga, come fa con la luce. È in questo caso che io ho detto Morandi si può avvicinare a Guarneri, nel modo che ha questa luce di incidere, di creare profondità senza aver bisogno di nient'altro. Poi da qui, che appunto è un'alba, perché i colori di Guarneri chiaramente sono dei colori che ricordano un po' l'alba, questa luce molto chiara che non vive di picchi, non vive di contrasti, vive di un qualcosa di appena appena percepibile. Poi si giunge alla luce invece di Hemmes. Hemmes, che è un artista molto più sanguigno, è un artista che non ha nulla a che vedere con la pittura analitica degli anni 70 invece di Guarneri, ha più a che fare con una pittura informale, quindi niente di più diverso. La sua non è più una luce mentale, una luce del pensiero, ma diventa luce fisica. È una luce che si fa corpo attraverso la carta, carta che è l'elemento con cui vengono fatte queste opere. Quindi una serie di collage di carta che vengono applicate su uno strato di tela e man mano vengono strappate. Ecco che si creano queste increspature che lavorano la superficie e a partire da questo la luce proietta delle ombre, che non sono delle ombre, sia chiaro, dipinte come quelle di Morandi, quindi l'oggetto che la proietta io lo dipingo, ma è un'ombra vera, perché c'è questa carta che si aggetta nello spazio, che viene addosso quasi all'osservatore, e in base a come la luce incide sull'opera ecco che quest'ombra cambia. Quindi anche qui a livello di allestimento abbiamo scelto di usare una luce completamente diversa. Intanto abbiamo fatto una stanza nera, completamente con le pareti nere, perché dall'alba al tramonto cambia la luce anche in termini ambientali, non solo la luce delle opere, ma la luce dell'ambiente che accoglie quelle opere. E qui la Fondazione Piaggio ci è venuta molto incontro, perché creare due ambienti così diversi, luci diverse, eccetera,
Non è facile, è un gioco fatto solo di curatela e allestimento, non è evoluto dall'opera in sé. Però abbiamo cercato di amplificare questo effetto. Allora, ecco che queste pareti nere presupponevano delle opere che non venissero illuminate in modo diffuso, ma dei singoli fari puntati fortissimi sulle opere, tutto il resto spento, in ombra. Quindi no, uno entra, vede la mostra con questa luce che inonda la stanza, l'occhio si abitua a quel tipo di luce, ecco che poi supera un angolo, tac, entra dentro la mostra tutto nero, tutto spento. E poi per uscire si ritorna alla botta di luce di Guarneri. Quindi no, c'è questa doppia anima dall'alba al tramonto. Vi dicevo però, la luce di Emmes è una luce fisica, è una luce che si concretizza nella piega. Allora qui anche in termini cromatici viene enfatizzata, perché da un lato Guarneri gioca con dei colori, dei mezzi toni appena appena accennati, Emmes invece carica di colori. Ecco che allora vengono questi contrasti, ecco che emergono, che esplodono, e la pittura è, appunto, vi dicevo, è una pittura informale, perché non ci parla più di una geometria o di altro, ma ci parla di un qualcosa che si sente dentro, che l'artista ha bisogno di tirare fuori. E ecco questo tentativo di scavare dentro alla carta, perché è un modo, ci sono quelle opere per dire che in base a come l'opera viene fatta, ecco, piccolo inciso e mi dilungo un po', in base a come l'opera viene fatta, quindi spesso noi vediamo l'opera finita e ci facciamo un'idea, però è molto importante avere bene in mente come l'opera viene fatta, perché ci racconta molto del modo che ha dell'artista di porsi di fronte all'opera e quindi degli obiettivi che può avere. Emmes non parte da un vuoto aggiungendo, creando un pieno, parte da un pieno e sottrae, quindi il meccanismo è esattamente l'opposto, non è un foglio di carta a cui lui aggiunge fogli, fogli su fogli, e crea una profondità, che quindi è un tentativo di accrescimento, ma è un pieno, uno strato di fogli enorme che pian piano viene strappato, quindi il tentativo è quello di scavare, scavare nella psiche, scavare nella propria interiorità. Questo è il meccanismo psicologico che muove le opere di Emmes. Infatti io anche nel testo ho scritto che il suo modo artistico di procedere all'interno del quadro è quasi un modo di scoprire se stesso, è quasi un tentativo di sfogo, un tentativo catartico di risolvere le proprie inquietudini nel quadro e con il quadro. Quindi niente di più diverso da Guarneri. Queste luci secondo me funzionavano bene, quelli che sono venuti alla mostra all'inaugurazione c'erano più di 300 persone, quindi è stata un successone incredibile, merito anche della Fondazione Piaggio che ha mosso mari e monti a livello di pubblicità, di boomerang tra riviste online, articoli, radio locali. Noi nell'arco di una settimana dalla mostra eravamo su 3 TV diverse a fare l'intervista, quindi c'è stato un movimento di pubblicità dietro fortissimo e formidabile. Però vi dicevo, secondo me l'aspetto più bello di questa mostra è stato mettere insieme due artisti che parlano di luce, sì, ma che non si erano mai incontrati, che non si conoscevano, che non c'entravano niente. Quindi ci sono quelle mostre in cui tu metti insieme due artisti perché magari sono stati compagni di gruppo. Se faccio una mostra con Guarneri, Cacciola, Marchegiani e Zappettini, ok, ma erano compagni di gruppo, esponevano insieme dagli anni 70, quindi non sono io che mi invento la coppiata, dico un qualcosa che era già stato detto 50 anni fa. Quando invece metto insieme degli artisti che non si sono mai visti, mai incontrati, mai esposti insieme, mai niente, e riesco a farli funzionare tra loro, lì è un atto critico, fatto da noi critici d'arte, ma è un modo per indagare un tema che altrimenti non verrebbe trattato in quei termini, esponendo altri artisti tra loro. Quindi secondo me il colpo di genio di questa mostra è stata la scelta di questi due artisti che parlano un linguaggio completamente diverso, però, e qui brevetto perché secondo me la frase era bella, come ho scritto come chiusa del mio testo, è stato: per quanto i percorsi siano paralleli, per quanto le strade siano state diverse, non bisogna mai dimenticare che la luce proviene sempre dallo stesso sole. Quindi, per dire, il punto focale di entrambi era quello, quindi si potevano comunque avvicinare. Il paragone che vi ho fatto, Guarneri Morandi, ma sarebbe pazzesca una mostra Guarneri con le opere di Giorgio Morandi, sarebbe formidabile, perché si analizzerebbe un modo che i due artisti hanno trovato nella luce di incidere sulla superficie, che trovo sia un tema affascinante.
Detto questo, non vi allungo ancora il discorso, siamo già, vedo il timer, 20 minuti, quindi si è già allungato un po'. Avete già visto un po' di foto, un po' di video di questa mostra, io però vi mando il contributo finale su questa mostra. Questo corner, vi ripeto, andrà in onda anche la prossima settimana. Perché? Perché io sarò a Madonna di Campiglio dal 2 gennaio fino al 7-8. Chiuderò l'evento che è in corso, ovvero la presentazione che ha iniziato Carlo Vanoni, che saluto, con la pubblicazione di questo libro Gold. Quindi tutto il meglio del meglio della Galleria Orler in termini di opere d'arte l'abbiamo messo insieme in un unico volume, con questa foglia d'oro, un libro meraviglioso, e gran parte di queste opere si trovano ora a Campiglio per chiudere questo evento. Io sostituirò Carlo, lui scenderà tra l'1 e il 2, io salirò in quella data e chiuderò la stagione con l'Epifania, questa settimana di esposizione a Campiglio, quindi non avrò chiaramente il tempo di fare un nuovo corner. Noi ci rivedremo allora fra 2 settimane, ho visto nel frattempo qualche mostra, vi posso anticipare, vedremo la mostra di El Greco a Milano, vedremo la mostra di Giorgio De Chirico a Palazzo Sarcinelli a Conegliano, vedremo un po' di cosette veramente giuste, però io mi auguro, ecco, piccolo inciso, visto che lo stiamo ripetendo da un po' di tempo, questo corner, così come tutto il palinsesto Orler, si sposterà dal canale 144 al canale 166 del digitale terrestre. Per chi di voi ci seguisse su Sky, il canale resta invariato, 867 come al solito, però sul digitale ora avremo ancora un ultimo mese di switch, quindi ci vedrete sia su un canale che sull'altro, ma poi tra un mese saremo solo sul 166. Quindi mi raccomando, risintonizzate le TV nel caso non prendesse il canale. Vi accorgerete che sul 166 abbiamo recuperato un bel po' di banda, quindi ci vedete molto molto meglio. Quindi mi auguro che vi segnate questo appunto, dal 2024 Orler TV 166 del digitale terrestre. Io non vi aggiungo altro, vi ringrazio, vi saluto, vi ringrazio soprattutto per questo 2023 pieno di la mostra di Vedova, le conferme, è stato un anno meraviglioso per noi. Vabbè, io vi ringrazio, ringrazio chi segue il corner, chi segue in generale le nostre trasmissioni. Veniteci a trovare nella Galleria di Abano Terme, così come a Campiglio, in tutte le nostre sedi. Un caro abbraccio, tanti auguri di buone feste, tanti auguri di buon anno. A presto, prego regia con il video.